Ciao a tutti bella gente e benvenuti o bentornati sul mio canale. Siamo di nuovo su Mars Horizon. Nella giornata di ieri era uscito un video, ma purtroppo non so per quali arcani motivi il video finale che io ho editato è uscito non editato e fra l'altro pure incompleto. Ha pubblicato solo la prima metà, quindi per fortuna era un po' una, per chi segue questa serie, per fortuna era una puntata un po' intermedia, niente di particolare è accaduto. E sì, come vedete, ecco qua, fra l'altro dall'orario, cioè le 2 di notte, vedete che mi ero anche impegnato a a fare tutto in tempi veramente ristretti perché ho terminato il gameplay alle 2 e successivamente ho fatto un'ora, un'ora e mezza di editing, ma purtroppo tutto ciò non è valso a niente. Benissimo, benissimo. Quindi vabbè, riprendiamo, carichiamo la partita, vi faccio vedere dove sono arrivato. In pratica abbiamo fatto solo una missione secondaria, quindi niente di che. Ecco qui, abbiamo allargato con nuovi edifici il nostro cosmodromo di Carrapipi. Guardate che bello, con la bandiera italiana. Abbiamo fatto un bel laboratorio di ricerca che ci fa risparmiare un bel po' di soldini. Abbiamo costruito la rampa di prova del razzo che ci dà più affidabilità e sempre un costo di costruzione del carico utile che ci viene a costare di meno. Poi il centro di controllo della missione che ci dà più 1% di affidabilità del lancio. E poi mi sembra che è tutto qua. Sì. Questo già c'era? Sì, probabilmente sì. Allora, va bene, abbiamo fatto anche un po' di pulizia, c'erano qua degli arbusti, della vegetazione che ci impediva di costruire e l'abbiamo estirpata. La ricerca io la devo organizzare in maniera intelligente, cioè per farvi capire, ecco, concentriamoci sulle missioni relative alla Terra. Poi successivamente ci occuperemo della Luna. Per esempio, la prossima missione di conquista, che sono le missioni importantissime, quelle essenziali per vincere la partita e sconfiggere le altre agenzie. Dicevo, la prossima missione di conquista è Uomo nello spazio. Per fare uomo nello spazio, ci dice requisiti della ricerca, completa il profilo della missione, la ricerca del carico utile della missione per iniziare a pianificarla. Quindi dobbiamo sbloccare il Vostok. Al momento stiamo facendo questa ricerca, ossia satellite di osservazione. Siamo ancora un po' lontanucci dal completamento. Nel frattempo, fra un mese sarà completato lo Sputnik 2, che non so a quale missione è relativo questo satellite. Lo vedremo fra un po', forse quello degli scimpanzé nello spazio. Vedremo, vedremo. Allora, abbiamo, come vedete, scimpanzé orbitale, rischio basso, quindi è una missione abbastanza elementare. Una scimpanzé è stato addestrato ad azionare delle leve per ottenere delle ricompense. Lanciala in orbita per valutare la facilità di esecuzione dei compiti nella microgravità. Manca un mese. Questa missione l'avevo già cominciata nel gameplay che poi è andato cancellato. E poi abbiamo fatto quest'altra missione secondaria che io chiamo missione secondaria, ma in realtà sono delle richieste, ma sono, come avrete capito bene, delle missioni secondarie che ci danno risorse, ma in termini di vittoria del gioco non è che ci danno
punteggi in più rispetto alle altre agenzie. Dicevamo, quindi abbiamo fatto anche quest'altra missione di richiesta. Manda una coppia di scimmie scoiattolo nello spazio per studiare gli effetti della microgravità e dell'esposizione alle radiazioni. Quindi manderemo questi scimpanzé, queste scimmie nello spazio per vedere un po' i vari effetti. Il centro di controllo della missione, oltre a dare più 1% affidabilità del lancio, ci dà pure uno slot di missione aggiuntivo, quindi possiamo fare due missioni di richiesta contemporaneamente, e questa è una gran cosa, una gran cosa. E va bene. Poi c'è la rampa di prova del razzo che, oltre a darci quei bonus, ci dà pure sblocca formazione missione affidabilità del lancio, quindi possiamo aumentare l'affidabilità del lancio. E poi c'è il laboratorio di ricerca che sblocca formazione, missione, scienza. Ok. Tutte cose molto utili. Ok, possiamo uscire dalla nostra base. La diplomazia è cambiato pochissimo. L'agenzia americana, ossia la NASA, è passata da neutrale ad amichevole. Quindi ci dà più 2% entrate di scienza, e non è male. Come vedete, le agenzie neutrali non ci danno niente, quindi essere neutrali non ci dà nessun vantaggio. Quindi dobbiamo decidere se essere nemici o amici. Non ci sono vie di mezzo. Infatti, le relazioni diplomatiche con la Cina sono negative. Non siamo proprio non siamo amici, e anzi siamo ostili, però questo ci dà più 5% di entrate di fondi, quindi è una cosa assolutamente positiva essere non in buoni rapporti con un'altra agenzia spaziale. Ok, possiamo andare al mese successivo, che abbiamo costruito il carico utile relativo alla missione test di radiazioni su animali, specificatamente su scimmie. A causa della progettazione del carico utile, il secondo stadio del veicolo richiederà materiali meno costosi, ma la configurazione di lancio richiederà più tempo per essere implementata. Quindi gli ingegneri hanno costruito, ecco, ho cancellato tutto, volevo leggere cosa c'era scritto. Vabbè, comunque c'erano degli effetti positivi e negativi relativi alla costruzione di questo carico utile. Eccolo qua. Quindi abbiamo un meno 50% costo di costruzione dello stadio superiore, ottimo, però un più 50% di tempo di costruzione dello stadio superiore, quindi ci vorrà un bel po' più di tempo. Andiamo a costruire il veicolo per questa missione, quindi nuovo progetto, stadio superiore, quindi questo è quello delle radiazioni, giusto? Ok. Andiamo a fare cosa? A costruire lo stadio superiore, de dentro al quale sarà messo il carico utile. Se ho seguito bene le lezioni precedenti relative alla costruzione di questi razzi. Ok, allora, io direi. Io direi, ecco qui, lo stadio. Io scelgo questo, lo Jupiter, che mi sembra il migliore come propulsore, ossia la parte inferiore. Io sceglierei questo qua, sempre lo Jupiter, nome Zaum. Siccome stiamo studiando gli effetti delle radiazioni, io lo chiamerò Rad-X. Così. Allora, ci vorranno 8 mesi e ci passerà 167.000
no, non so cos'è questa valuta, cioè, no, non lo so, una valuta abbastanza strana, C. 167.000 K, ecco. Ok, quindi passiamo il velivolo e sarà completato nel novembre del 1961. Ricordiamo che siamo nel marzo del 1961. Ok, andiamo al mese successivo. Ottimizzazione disponibile. Due ingegneri hanno identificato un modo per ottimizzare un componente chiave del carico utile Sputnik 2 per la tua prossima missione test di radiazione su animali. Si stima un aumento del 10% all'affidabilità del carico utile, che attualmente è 71%. Anche se il lavoro richiederà ulteriori finanziamenti. Ma il 71% già è una percentuale buona, quindi rifiutiamo. Secondo me sono soldi spesi inutilmente. Scimpanzé orbitale, veicolo completato. Ecco, questa è l'altra missione che stiamo affrontando contemporaneamente. Missione sempre secondaria, questi sono solamente incarichi, non sono missioni di conquista. Quindi questo è il veicolo completo, non è il carico utile, perché già questa missione l'avevo già iniziata tempo fa, sempre nel gameplay che purtroppo ho dovuto cancellare. C'è un effetto positivo, bonus massimo per la formazione alla missione aumentato del 100%. Buono, buono. L'affidabilità non è buona, solamente del 49%. Devo vedere la mia videocamera dove è messa. Sì, ok, ci siamo. Andiamo ai preparativi di questo lancio. Ovviamente è una missione senza equipaggio umano, perché richiede astronauti. Vediamo la formazione. Allora, io propenderei sempre per una cioè l'obiettivo, secondo me, di questa missione deve essere incentrato sull'ottimizzazione della scienza, perché secondo me la scienza è una risorsa che ci serve tantissimo. Al momento siamo, come vedete, a zero, ecco, quindi ci serve. Questa formazione aumenterà l'affidabilità del lancio, e questa sarebbe anche buona perché l'affidabilità non era molto buona, 49%. Non lo saprei, non saprei. Vabbè, andiamo con la formazione scientifica, dai. Mi serve scienza. La scienza, vi ricordo, ci serve tantissimo per andare avanti con la ricerca. Senza scienza non c'è ricerca. Ok, definiamo una data di lancio. Giugno direi che è perfetto, quindi il mese prossimo. Ci troviamo a maggio. Ok. E confermiamo la configurazione. Andiamo al mese prossimo. Ok, satellite di osservazione, ricerca completata. Finalmente, finalmente è stata completata la ricerca principale. E questo è ottimo. Ma prima occupiamoci dell'incarico secondario. Speriamo che va bene. Lo scimpanzé è prontissimo a partire. Vediamo come se la caverà in orbita. Sempre se il razzo riesce a partire. Pregate, pregate per me. Attimi di suspense. Ecco, il veicolo si chiama Herzog. Così, nome a caso avevo scelto. Fortunatamente le condizioni sono buone, quindi l'affidabilità del lancio è salita al 57%. Questo è veramente un segnale divino.
bene? Eh sì, mi sa che è andata bene, eh? 28%, vabbè, me lo aspettavo. Meno uno comando al primo turno del primo compito, mannaggia, va bene. Jupiter aumenta la sua affidabilità, stadio superiore pure. Andiamo quindi nell'orbita della Terra. In pratica, nel gameplay che non avete visto, ho sviluppato una specie di tattica per risolvere tutto quello che dovremmo fare in orbita. Ecco, come vedete qua ci richiedono, dovremo raccogliere due risorse di comunicazione e tre di dati. Ci danno il 50% di ricompensa bonus se ne raccogliamo 3 di comunicazione e 5 di dati. Io consiglio, purtroppo qua, siccome il lancio è andato maluccio, abbiamo solamente un comando. Mannaggia. All'inizio io vi consiglio sempre di ricaricare energia. Sempre. Quindi confermiamo questo comando, perché l'energia ci servirà. Poi andiamo a prendere una risorsa di comunicazione e una di dati. Sempre se va bene, ok. Ecco qui. Perfetto. Perfetto, ah, questa è andata male. Mannaggia. È stato un guasto all'otturatore della camera. Un malfunzionamento elettrico della telecamera ha ridotto la generazione di dati. Il risultato di questo comando sarà ridotto di uno di dati, a meno che non spendi uno per resistere all'evento. Sì, resistiamo, resistiamo. Ecco qui anche a cosa serve l'energia: da riparare eventuali danni. Ok. Due turni rimanenti, quindi siamo al penultimo turno. Al terzo turno io vi consiglio sempre di puntare sulla risorsa di cui abbiamo più bisogno. Quindi in questo caso dati. Quindi andiamo a prendere, ecco qua, vedete? 3 di dati. Campionamento atmosferico. Anzi no, prima ricarichiamo l'energia. Oppure, no, cambio la tattica, forse così va meglio. Allora facciamo prima trasmissione di dati e poi cambiamento atmosferico. Ok. Quindi dovremmo ottenere 3 di ciascuna di risorsa. Ok. La fortuna ci sorride. Ecco qua che anche questo compito va bene. Successo, successo. E come vedete già gli obiettivi sono stati raggiunti. Abbiamo solo uno di energia, quindi cosa facciamo? Per ottenere la ricompensa bonus possiamo spendere... Abbiamo bisogno di due di dati. Allora, possiamo spendere. Qui è un po' complicato, eh. Allora. Possiamo fare campionamento atmosferico e abbiamo finito tutta l'energia. No, aspettate. Allora, campionamento atmosferico ci dà 3 di dadi. Poi possiamo spendere uno di dadi per ottenere 2 di comunicazione. Vediamo.
Sempre se la fortuna ci sorride, ecco, ci sorride tantissimo, 91%. Ok. Abbiamo esagerato, ecco qui, eppure l'altro compito va bene. Quindi come vedete, abbiamo ottenuto anche il bonus di... Abbiamo anche ottenuto la ricompensa per la ricompensa bonus, ecco. Mi sono imballato. Quindi abbiamo ottenuto ben 225 di supporto, e il supporto vi ricordo è importantissimo per ottenere più fondi economici, e addirittura 1074 di scienza al mese per 2 mesi. Quindi la ricerca andrà alla grande. Ok, quindi abbiamo completato questo compito dello scimpanzé orbitale. Facciamo un applauso allo scimpanzé che ha fatto avanzare l'umanità verso un futuro radioso. Ecco, sblocchiamo un'altra ricerca. Allora, andiamo sempre sulla Terra. Immagini satellitari, ok, quindi abbiamo completato questa ricerca, però abbiamo ottenuto la tecnologia per fare le immagini satellitari, però ci mancano i veicoli, la strumentazione adatta per fare tutto ciò. Ecco qui che dobbiamo ricercare un po' i propulsori e lo stadio superiore. Vediamo qual è quello più adatto. Come vedete nella descrizione c'è scritto: un potente razzo a combustibile liquido progettato per gli esseri umani. Ok. Io vado col Vostok. Direi che è quello più adatto. Ok. Vediamo al mese successivo. Ecco qui, già ci ha completato la ricerca del Vostok, e ora andiamo a scegliere ovviamente uno stadio superiore. Come al solito dobbiamo analizzare l'affidabilità del lancio, che è importantissima. Quasi quasi io sceglierei, restando in linea con il propulsore, sceglierei sempre Vostok. Ok. Ah, ma qui già possiamo pianificare, scusate. Ma già la missione la possiamo fare. E io sto perdendo tempo? Vabbè, pianifichiamo questa missione di conquista. Quindi selezioniamo un carico utile, eccolo qua, e vediamo quale variante scegliere. Bah, c'è quella standard, poi osservazione, comunicazione, energia. Ma io quasi quasi sceglierei energia. Allora, ci costa di più, però sono solamente 100.000 di crediti. Ecco, io direi che è la scelta migliore. L'affidabilità 71%. Perché no? Perché no? Ecco, questo vi ricordo è il carico utile per la missione satellite di osservazione. Infatti vedete qua tutti questi obiettivi. Allora, va bene, andiamo, selezioniamo questo carico utile con energia aumentata, ma costi di costruzione aumentati, ma chi se ne frega.
E costruiamo il carico utile. Ok, andiamo al mese successivo. Vostok ricerca completata. L'agenzia Cina lancerà immagini satellitari tra 14 mesi. E la Cina è forte. La Cina è forte. Quindi andiamo a modificare la ricerca. Andiamo a vedere le prossime missioni, così seguiamo un po' un filo logico. L'uomo nello spazio sarà la prossima missione di conquista e ci dice il gioco che dovremmo completare questa ricerca, cioè carico utile Vostok, perché ci serve. Quindi andiamo a ricercarla e passiamo al mese prossimo. Vostok ricerca completata. La crescente esperienza della nostra agenzia nello sviluppo di strumentazione spaziale complesso porterà a carico utile più affidabile in futuro. Quindi abbiamo ottenuto più 5% affidabilità del carico utile. Buono, buono. Andiamo a sbloccare magari qualche edificio. Questo edificio ci dà più 50 esperienza, sì, esperienza, più 50% scienza al mese. E io ho letto che per lanciare i prossimi voli ci sarà bisogno di una rampa di lancio media, perché al momento noi abbiamo solamente la rampa di lancio, quella piccolina. Quindi io direi di sviluppare la ricerca per la rampa di lancio media. Consente alla tua agenzia di utilizzare carichi più pesanti e veicoli di lancio più grandi, ampliando le tipologie di missioni che potete intraprendere. Ok, andiamo con la rampa di lancio media senza ombra di dubbio e passiamo al mese successivo. Immagini satellitari, carico utile completato. Vediamo quali effetti ha dato la costruzione. Allora, vediamo. Quindi meno 50% di tempo di costruzione del propulsore, bene, perché dobbiamo completare questa missione assolutamente prima della Cina. Però più 50% di costruzione dello stadio superiore. Mannaggia. Quindi due effetti mi sa che si annullano. Va bene. Allora, stadio superiore, andiamo a scegliere il pezzo. La parte di veicolo che abbiamo appena ricercato, ossia il Vostok. E ok, tempo di costruzione 3 mesi. Come propulsore io direi sempre il Vostok, giustamente. Ecco qui, mi dice: è necessario costruire la rampa di lancio richiesta prima di poter lanciare questo veicolo, ossia ecco qui, il requisito della rampa di lancio. Quasi sicuramente per lanciare questo veicolo ci vuole una rampa di lancio media che stiamo ricercando e poi costruiremo. Ok, va bene, va bene. Perfetto, perfetto. Ci costerà ben 628.000 crediti questo razzo, eh? Molto caro. Quindi questo è il veicolo che ci servirà per, diciamo, completare la missione del satellite di osservazione. Quindi lo chiameremo Grande Fratello Osservazione. Ecco qui, conferma. Costruisci veicolo. Ok, perfetto. Siamo al mese successivo. Prossimo anno internazionale della geofisica. Gli organizzatori dell'anno internazionale della geofisica hanno ricordato alla tua agenzia la tua promessa di completare la missione immagini satellitari in tempo per l'evento. Eh sì, ci stiamo lavorando. Hai 18 mesi di tempo, viva voglia. Ecco qui.
Questo è il veicolo che ci servirà per il test di radiazione sugli animali. Nessun effetto, quindi niente di negativo e niente di positivo. Il razzo Rad-X è pronto, quindi andiamo ai preparativi di lancio. Formazione, abbiamo solamente due possibilità. Aumentiamo l'affidabilità del carico utile, dai. Data di lancio. Il prossimo mese è ottimale. Ok, conferma. Quindi, prossimo mese, cioè ossia dicembre 1961, sarà lanciato. L'agenzia Cina offre uno scambio di tecnologie. Cosa vuoi, Cina? L'agenzia Cina ha suggerito uno scambio di tecnologia dei propulsori per migliorare i veicoli di lancio di entrambe le agenzie. I tuoi ingegneri hanno stimato che lo scambio garantirebbe Grande Fratello, il veicolo per la tua missione immagini satellitari, un aumento dell'affidabilità del lancio del 20%. Ok. Vabbè, qui ci manca, garantirebbe a Grande Fratello, il veicolo per la tua missione immagini satellitari, un aumento dell'affidabilità del lancio del 20%, ma darebbe anche all'agenzia Cina un aumento di scienza. No, no, l'attuale affidabilità del lancio del veicolo Grande Fratello è 67%, quindi se accettiamola questa affidabilità salirà all'87%. Però daremo scienza alla Cina, ma noi questo non lo vogliamo, ci accontentiamo del 67%, rifiuta. Ciao Cina. Allora, pensiamo a questa missione secondaria, in cui manderemo una coppia di scimmie scoiattolo nello spazio per studiare gli effetti della microgravità e dell'esposizione alle radiazioni. Andiamo. Speriamo bene, ragazzi. Tempo non è buono. Tempo non è buono, quindi ci sarà sicuramente una diminuzione dell'affidabilità del lancio. Sicuramente. E infatti, meno 8%, va bene. No problem. Vai. Lui vola, lui vola. Vai Rad-X, facci sognare. Lancio sicuro, quindi nessun effetto. Il lancio è andato in maniera direi perfetta. Però la missione ancora non è finita perché dovremo effettuare i compiti in orbita. Abbiamo sempre la tattica, quella che ormai sappiamo, due energie all'inizio, poi otteniamo due risorse di base, sempre se va bene. Ok. Comunicazione è andata bene, ovviamente. Vabbè, ripariamo i problemi che ci sono, così otteniamo uno di dadi. Due turni rimanenti, ecco qui il penultimo turno, ed è il turno in cui dobbiamo ottenere un sacco di risorse di comunicazione. Quindi facciamo questo. E poi abbiamo 3 di energia, quindi sono come quantitativo è discreto. E poi facciamo i dati. Ecco qua. Vai. Ok. Dato bene questo compito. Vediamo il secondo compito. La la. Ok,
97%. Questo comando genererà uno di dati in più. Bene. Siamo stati anche fortunati, dai. Quindi ultimo turno, dobbiamo ottenere 2 di comunicazione. Possiamo sacrificare anche una risorsa di dati. Ecco. Un altro di comunicazione. Vai. È andata bene. Accetta. Quindi mi sa che otteniamo anche la ricompensa bonus. Perfetto. Yeah. Missione completata. Abbiamo ottenuto ben 1275 di crediti. Perfetto. L'agenzia NASA lancerà immagini satellitari da 15 mesi. Ecco qui. Tutte le agenzie spaziali si stanno dando da fare in questa missione di conquista. Chi arriverà? Chi arriverà per primo a completarla? Speriamo noi. Andiamo al mese successivo. Ecco che abbiamo. No, aspettate, possiamo. Quindi abbiamo completato quella missione secondaria. L'abbiamo appena completata. E andiamo a, ecco che io direi, rischio medio, cane nello spazio lo faremo in un secondo momento. Voglio fare lancio di prova, campionamento atmosferico. Lancio un razzo sonda suborbitale per misurare gli effetti della radiazione solare nella parte alta dell'atmosfera terrestre. Sì, questo mi sfida perché è una missione abbastanza semplice, che sicuramente costa anche poco. Nome del progetto, siccome è una cosa semplice, quindi chiameremo questo progetto Seapol. Semplice, ecco. Ok, quindi razzo sonda non c'è bisogno di progettarlo perché questo è il razzo sonda. Ecco, lo costruiamo per 74.000 di crediti, quindi tutto a basso costo. Ok, qui c'è la revisione del budget. Perfetto, abbiamo ottenuto supporto, quindi riceviamo ben 158.000 crediti al mese, sono un bel po', sono tanti, e appunto perché il nostro supporto è aumentato di livello dal livello 4 al livello 5, quindi quando arriveremo al livello 6 otterremo 210.000 crediti al mese. Ecco perché il supporto è fondamentale. Andiamo al mese successivo. Ed ecco qua che abbiamo completato il veicolo per la missione di conquista immagini satellitari. Quindi mi sa che siamo molto avanti rispetto alle altre agenzie spaziali e questo è davvero una cosa fantastica. Abbiamo ottenuto un bonus massimo per la formazione della missione, aumentato del 100% e questo anche è ottimo. Notifica successiva. Ok, preparativi di lancio. Abbiamo ottenuto anche più. Ah no, questo è il lancio di prova per il campionamento atmosferico. Questa è la missione, quella secondaria. Data di lancio, marzo. Ok. Perfetto. Qui finché non ricercano la rampa di lancio intermedia non possiamo fare niente. Andiamo al mese successivo. Ma dobbiamo confermare. Ecco, sì. Dobbiamo confermare la configurazione della missione secondaria, se no non possiamo andare. Ecco, rampa di lancio media, ricerca completata. Quindi la possiamo costruire, mi sa, eh? Però prima di costruirla,
questo incarico, questo semplice incarico da completare. Questo è un lancio molto semplice. Guardate, il razzo è proprio piccolino. Ci è costato proprio 2 euro sto razzo. Così. Stiamo lanciando per hobby. Vola, 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 vola il razzo Maya. Devo chiamare un razzo Maya. Cosa è successo? Vabbè. Ah, meno 25% ricompensa di missione. Meno scienza. Vabbè, pazienza, tanto. Questa era una missione che abbiamo fatto così per passare tempo. Come passatempo, sì. Allora, dobbiamo impostare l'altra ricerca. Vediamo. Seguiamo sempre il filologico. Uomo nello spazio. Abbiamo già tutto ricercato. Andiamo avanti, vediamo qua. Orbita con equipaggio. Ecco qui. Sblocchiamo questa ricerca. Orbita con equipaggio multiplo. Un'importante conquista nella storia dell'umanità. Un'orbita terrestre con equipaggio garantirà una gran competenza tecnologica e scientifica, così come esperirà il mondo in generale. Ok, ricerchiamo questa che ci servirà poi appunto per questa missione di conquista. Orbita con equipaggio multiplo. Ma pensiamo alla missione attuale, ossia immagini satellitari. Dobbiamo costruire la base. Dobbiamo costruire la rampa di lancio media. Eccola qua. Dove la costruiamo? Allora, la rampa di lancio piccola la mettiamo qua. Ok. Quella media, se la costruissimo qua, c'è questo che dà fastidio, mannaggia. Rampa di prova. Aspettate, eh. Allora, spostiamo tutto. Spostiamo tutto più qua. Ecco, facciamo un po' di ordine per cortesia. Oh, qua è perfetto. Perfetto. Ok, abbiamo anche la possibilità di cominciare un'altra missione. Ecco, monitoraggio. Questo c'è sempre qua un disco medio. Cane nello spazio, non è ancora il momento per il cane nello spazio, ci limitiamo alle scimmie. Andiamo a monitorare il vento solare, pianifichiamo la missione, scegliamo il carico utile. E io direi, abbiamo speso un sacco di soldi, risparmiamo un po', facciamo standard, dai, tanto è una missione secondaria e va bene così. Allora, immagini satellitari, andiamo a scegliere la formazione. Io direi di aumentare l'affidabilità del lancio, perché questa è una missione di conquista, deve andare per forza bene. Dobbiamo arrivare primi in questa corsa contro le altre agenzie, non possiamo fallire. Quindi aumentiamo l'affidabilità del lancio base. Assolutamente. Purtroppo la data di lancio ancora non la possiamo decidere perché manca la rampa di lancio intermedia che è in costruzione. Quindi io direi che nella prossima puntata affronteremo quest'altra sfida che sarà, speriamo, un altro passo verso la nostra conquista dello spazio. Quindi per questa puntata è tutto, speriamo proprio che riusciremo a completare con successo questa missione
delle immagini satellitari e vedremo come andrà a finire. Mi raccomando, non mancate nella prossima puntata, ho bisogno del vostro sostegno. Quindi per questo gameplay è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!